è stato stabilito il lutto nazionale. Muore sicuramente un padre della patria, controverso, ma uno dei padri ricostituenti, nel senso che la nostra Costituzione è stata cambiata dall'arrivo di Berlusconi. Non c'è l'elezione diretta, eppure il voto a Berlusconi e il voto alla Meloni è un voto diretto, ad persona. E poi si capisce cosa devono detrarre. Occorre fare quella strada importante da parte dei suoi eredi in Parlamento, una commissione d'inchiesta per vedere perché uno fino a 58 anni non ha fatto niente. A 58 anni fa un partito, fanno qualunque inchiesta. È chiaro che è un'inchiesta politica, quella dell'evasione fiscale, quella della mafia, quella delle oggettine. Vado a fare un processo di 14 anni su Ruby, ma tutto era risolto quando lui ha detto, mi dicono che era la nipote di Mubarak, che le ha risposto per me. Silvio è come la Caritas, giusto? Una marocchina che viene in Italia, trova accoglienza in una casa di famiglia dove sei. Quindi questa battuta avrebbe dovuto dovevano archiviare in una settimana. No, 14 anni, alla fine è stato assolto perché era inevitabile, però ancora sotto inchiesta. Ora possiamo avere un padre della patria che è contemporaneamente un eroe, uno che ha fatto delle riforme importanti, questa soprattutto della struttura del voto, e un criminale? C'è qualcosa che non funziona. E perché è criminale? Perché non ha stabilito quattro giudici, quali uno ha fatto una cosa, quello lì che ha fatto la sentenza per l'evasione fiscale poteva fare il contrario, cioè così, tutto molto incerto. Occorre un'inchiesta per capire come sono andati questi processi. Se erano processi politici, non sono processi validi, sono processi contro una persona, quindi sono atti politici di una parte che sarebbe stata pronta ad andare al governo, lo disse Borrelli, che io conoscevo bene, lo disse a Scalfaro, siamo pronti se c'è una chiamata ad andare al governo. Sarebbe stato un governo dei giudici, sarebbe stato un regime. Ora, non dico che sia meglio la destra della sinistra, ma avendo due blocchi tu puoi decidere. Gli italiani hanno scelto Berlusconi, poi hanno scelto Prodi, poi hanno scelto la Meloni, e quindi evidentemente il bipolarismo è l'interpretazione del voto democratico. Senta, la telefonata che ricorda nella sua vita di Berlusconi, la telefonata simbolo. La telefonata simbolo è l'ultima volta che sono una, la penultima volta, quando gli ho chiesto di prendere in televisione Santoro. Perché Santoro è un grande personaggio, è libero, è su una posizione pacifista che il governo non condivide, ma se tu vai in televisione, vado anch'io e oso dire pace, ti fanno zittire subito. Allora lui l'ha chiamato, erano su posizioni identiche, Santoro e Berlusconi erano su posizioni identiche, ma lui non era in grado, nel regime che ormai comunque andava oltre le sue possibilità, neanche di chiamarlo per fare la conduzione di tre trasmissioni, poteva farle, no? Ma sono parlati, lo ha detto recentemente da Vespa, mi pare. E quindi è stata una telefonata divertente perché ho messo insieme i due nemici che sono diventati amici nel nome della pace. Anche in questo Berlusconi era singolare perché aveva un governo tutto da una parte, Tajani ministro degli esteri, ma diceva io credo che sia bene un'azione diplomatica, non mandarsi bombe in testa da tutte le parti, creare allagamenti, dighe. Questo era totalmente autonomo, era un uomo libero. Certo è stato circondato da un'azione giudiziaria che l'ha colpito da ogni parte, l'ultima, quella che riguardava le donne, era la più subdola perché lo ha screditato dal punto di vista dell'immagine, è stata un'operazione di diffamazione e di quello naturalmente molti, che cosa, ma era giusta quella cosa lì? Qualcuno ha fatto delle inchieste sugli amori di, non so, Crocetta? No, ma il rifondatore è difficile che nasca attraverso l'eredità, diciamo, della struttura stessa del partito. Deve essere un insieme di tutti noi che stiamo più o meno al centro, con un congresso che stabilisca un nome nuovo e una serie di leader. È chiaro, tra questi ci può essere Renzi, ci può essere Gianfranco Fini, ci posso essere io, ci può essere Cairo. Cioè si tratta di presentare delle persone che abbiano un pensiero, perché la politica si fa con le idee, non con gli eredi o quelli che prendono il simbolo e pensano di trarre vantaggio dalla memoria di uno che non c'è più. Se non c'è più, non c'è più.